Allora, professor Valgimilli, innanzitutto chi sono questi pazienti, cioè quelli che hanno un maggior rischio di sanguinamento? Quali sono le loro caratteristiche? E fondamentalmente sono tre grossi gruppi di pazienti, forse potrei dire quattro. Pazienti anziani, e per anziani intendiamo con un'età superiore ai 75-80 anni, qui c'è un po' di discrepanza nelle varie definizioni. Pazienti che hanno un'indicazione all'anticoagulante orale, pazienti che hanno un pregressa storia di sanguinamento, oppure pazienti che hanno per malattie concomitanti una propensione al sanguinamento, pazienti oncologici per esempio, pazienti con leucemie, pazienti con una trombocitopenia nota. Questi sono pazienti che hanno per loro motivi intrinseci una propensione al sanguinamento, anche se in passato non hanno mai sanguinato. Giustamente, come faceva notare poc'anzi, questi sono pazienti in cui la decisione sulla terapia antiaggregante prolungata è terribilmente complicata. Sono pazienti che sono stati sistematicamente esclusi dagli studi controllati fino ad ora, quindi pazienti nei quali noi non sappiamo effettivamente quanto debba essere la terapia antiaggregante duplice. Diciamo che le linee guida in questo momento ci dicono di non prolungarla eccessivamente e ci lasciano liberi di fare un adapt per 6-3 mesi con molti dubbi di domanda. Se effettivamente questo adapt può essere addirittura più accorciato, oppure deve essere effettivamente almeno 3 o 6 mesi, nessuno lo sa, ed è il motivo per cui abbiamo disegnato e stiamo in questo momento per partire con uno studio che io spero darà molte risposte a questi quesiti. Lo studio si chiama Master Adapt, è uno studio che prenderà, arruolerà pazienti in tutto il mondo, un sample size di 4.300 pazienti definiti, come dicevo poc'anzi, cioè pazienti ad alto rischio di sanguinamento, e sono molto orgoglioso di comunicare che ci saranno molti centri che saranno chiamati a reclutare pazienti anche in Italia, e quindi veramente chiedo ai colleghi italiani di cercare di fare uno sforzo maggiore nell'includere pazienti in questo studio, perché questi sono veramente i pazienti per i quali non abbiamo una risposta. Ecco, lo studio sembra, appunto, come l'ha enunciato, anche abbastanza poi difficoltoso nella sua conduzione. Quando avremo i primi risultati? Dunque, noi prevediamo di avere il primo paziente nello studio a gennaio del prossimo anno, 18 mesi di reclutamento, quindi temo che purtroppo prima di 3 anni a questa parte non avremo nessun risultato dal Master Adapt.